Wattai a tutti, showroom, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Sea of Solitude. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa abbiamo vissuto un momento, direi ragazzi, emotivamente davvero intenso. Abbiamo scoperto che purtroppo il fratellino di Kai subiva bullismo a scuola e c'è stato un momento, ragazzi, che mi ha, direi, abbastanza segnata. Quindi, che dire? Andiamo a continuare. Eccoci qua, la volta scorsa eravamo appunto arrivati qui. C'è sempre il mostro marino, ragazzi, pronto a divorarci. È qui che fa avanti e indietro. Bisogna soltanto aspettare che si allontani per poterci buttare in acqua. Ecco qua. Madonna Gesù, è inquietante, ragazzi, è davvero inquietante. Continuerò a dirlo perché è sempre qui presente in ogni momento, in ogni attimo. Senza la nostra barca siamo in mezzo a questa oscurità e le cose si fanno abbastanza complicate perché l'acqua è sempre un pericolo. Questo sì è un collezionabile, infatti. Di sicuro non è facile trovarli tutti e 32, infatti io fino ad ora ne ho trovati soltanto 9 e molto probabilmente ce n'erano già diversi. Ce n'è uno qua sopra, ragazzi. Purtroppo questi sono dettagli, ragazzi, che non posso tanto stare a notare quando faccio serie per il canale perché ovviamente il tempo a mia disposizione per registrare è limitato. E quindi i collezionabili entrano sicuramente, vanno sicuramente in secondo piano. Quando ce li troviamo sulla strada, ragazzi, è più che bene, però ovviamente siccome non sono di sicuro tutti quanti sul nostro percorso guidato per terminare la storia, ovviamente non riuscirò a trovarli tutti e 32 entro la fine di questa serie, per cui benissimo, io sto andando a naso, penso che questa sia la strada da seguire, almeno mi auguro. Se non sbaglio, ragazzi, il mostro alato si era diretto da questa parte, ripeto, se non sbaglio, per cui vediamo se il mio istinto me la dice giusta. Oh, Kai, la concia di tua madre, sali, sali, sali! Oh, Dio mio! Momenti come questi proprio ti lasciano un attimo col fiato corto perché Gesù. Gesù, ci dovrà essere un modo per liberarci di questo mostro malefico, per la miseriaccia. Vedi di andare via, per favore, perché noi qua abbiamo una storia da continuare e non possiamo di certo stare ad aspettare a te. Ma si allontanerà mai più di così? Perché io devo andare lì. Ma se è sempre qua nei paraggi non ci mette niente a divorarmi. Sono nella merda, ragazzi. Perché sta facendo sempre sto solito giro, sto maledetto. Ok, proviamo ad approfittare anche se ho un pessimo, ok, presentimento al riguardo. Anche perché è veloce il bastardo. Vai, vai, vai. Devi andare via, che schifo mi fa senso pure l'idea di sfiorarti, sinceramente. Ok. Fin quando sono così vicine, non c'è problema, direi. La musica e gli effetti sonori, ragazzi, sono fatti davvero bene, diciamocelo. Pensavi di avermi preso, brutto scemo. Non volevo. Ok. Madonna Gesù! Te la spacchi mai la testa, mi ripeto. Spero proprio che tu sappia nuotare bene quantomeno. Non voglio sembrarti presuntuosa, ma ti ho avvisato. Per fortuna, almeno fino ad adesso. Lì c'è la barca! Perlomeno fino ad adesso la nostra capacità di nuotare ci ha salvato abbastanza le chiappe. Vediamo un attimo, ragazzi, visto che ci sono. Se ci sono gabbiani, infatti, eccone uno qua. Avrà un significato più nascosto questo gesto, ragazzi, di mandare in aria gabbiani. Allora, da qua fino a lì è sicuro proprio al 1000% che io non ce la faccio a saltare, ma quando c'è bassa marea potrei provare ad approfittare. Ecco qua.
Già fatto, risolto il problema. Benissimo, allora. Che meravigliosa visione, ragazzi. Qua c'è la nostra barca ed eccoci qua, finalmente. I could miss a boat so much. Infatti, Kai, sono totalmente d'accordo con te. Ok. Che bello che quando siamo sulla barca, ragazzi, sembra essere come tipo un'ancora di salvezza. Ecco, diciamo che il simbolo marittimo è sempre quello. Sembra essere proprio un'ancora di salvezza la nostra barca. E laggiù, ragazzi, c'è il mostro volante. Ok, capitolo 4, Don't give up on me, suppongo che si possa tradurre non ti arrendere con me. Ok. Vabbè, era chiaro ragazzi fin dall'inizio che questo gioco avrebbe trattato temi abbastanza toccanti e anche abbastanza difficili effettivamente, perché per chi magari è passato in certe situazioni, ragazzi, temi come questi sono abbastanza duri, insomma, anche da riviverli in un gioco, quindi è difficile, è difficile. È inquietante quella figura, però nel profondo so che se in persona il fratellino non è poi così inquietante. Vedete? Oh, c'è una mano, ragazzi. Guardate un po' la simbologia di questo gioco. C'è una mano che sbuca dall'acqua. Fratello mio, sono qui. Non andare via. Che mi vuoi fare? Oddio, ragazzi, però fa paura, eh. Fa paura un po'. Ah! Ma io voglio aiutarti. Wade, I just want to help. Ok, immagino che dovremmo seguirlo. Qua, ragazzi, come potete vedere, c'è un volto che sbuca dall'acqua in cerca di aiuto. È profondo tutto questo, caspita. Cioè, la simbologia è molto profonda, come quando c'è il momento in cui uno sente di stare affogando, effettivamente, di stare annegando nel proprio dolore, nei propri problemi. E insomma, c'è quest'ultimo attimo tipo di richiesta di aiuto, insomma, non so come arriverò alla fine di questo gioco, ragazzi, perché sapete benissimo che purtroppo ho vissuto anch'io momenti di ansia e di depressione anche, quindi so come ci si sente e quindi fa un certo effetto vedere queste cose, come vi dicevo poco fa. Quindi non so come arriverò alla fine di questo gioco, accidenti. Ok. Io voglio solo aiutarti. Solo aiutarti. Ok, non ci dà la possibilità, ragazzi, di andarci a nuoto. Perché lui ha detto smettila di fare rumore. Quindi il rumore della nostra barca gli dà fastidio. Quindi ho ben pensato, magari spengo la barca, ci arrivo a nuoto, ma suppongo che queste maniche sbucano e significhino che io non ci posso arrivare a nuoto. Io voglio solo aiutarti, accidenti. Beh, effettivamente può continuare a farlo le ali. Io qua, ragazzi, ho visto una bottiglia, visto che ci siamo, direi di prenderla. Incollezionabile anche questo, ma perché non me l'ha detto? Se avesse detto qualcosa prima, avrei potuto aiutarlo. Non è che questi sono messaggi, ecco, vedete, questa è stata la riprova che non posso tuffarmi in acqua. Non è che questi sono messaggi di Kai, no? Raga, io veramente ogni volta che guardo quella figura provo un'inquietudine dentro che non vi so spiegare.
che è inspiegabile perché so che rappresenta effettivamente il fratellino di Kai, ma è fatta talmente bene che continua ad angosciarmi e non ci posso fare assolutamente niente. Ti prego, magari posso raggiungerlo qua attraverso sti palazzi, posso. Ti prego, non andartene. Voglio solo aiutarti, solo aiutarti. Adesso sì, posso. Oh no, per così poco non ti raggiungo, che diamine! Non è giusto, mi avete illuso! Maledetti, mi avete illuso che avrei potuto raggiungerlo a piedi. Che palle. Voglio solo aiutarti, ti prego. Fatti aiutare, ti prego. Non scappare via. He's starting to scare me. Why won't he let me get close? Non lo so, Kai, a volte comunque è difficile che qualcuno magari ammetta che si deve far aiutare. Ho vinto anche un trofeo. Ci dovrà essere un punto in cui potrò raggiungerlo senza stare nell'acqua, senza il rumore della barca, in cui mi permetterà di avvicinarlo. Probabilmente sarà questo, non lo so, mi auguro di sì. Non ci arrivo. Che cazzo. Da qua sì, però. Oh. Ti prego, non scappare adesso. Non scappare, non farò rumore. Oddio. Non farò rumore. Adesso sì, ragazzi, adesso sì, è il momento di avvicinarci a lui. Non andartene. Che mi fa paura? Perché? Sicuro è una figura pensata per fare paura, ma non dovrei avere paura. Ti prego, non mi fare del male. Sunny, I know you're in there. I won't let them hurt you anymore, I promise. I want to help you. Okay. No, 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 non andare via. No. No, perché si è buttato in acqua? Perché? Perché? Devo vedere dove ho lasciato la barchetta. Se non sbaglio, da quest'altra parte. Raccogliamo questa, ragazzi. Stavo pensando di farti un disegno, per esempio, di com'era la ragazza quando l'ho incontrata per la prima volta. Però mi sono ricordata che faccio veramente schifo a disegnare. Ok, come ci ritorno adesso qua sopra? In acqua è proprio fuori discussione. Lanciarsi, perfetto. Ok, devo trovare una strada un po' più lunga. Eccola qua. Ok. Sono riuscita, ragazzi, per fortuna. Spero che il rumore non lo spaventi di nuovo, però. Ti prego, non andare via. Ti prego. Sunny? No, 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 Where did no! she go? No! Oh no, Chloe. He left you behind. Let me help you. Dove sarà andato adesso, però? Ma che cazzo? Wow. Sta scendendo il livello dell'acqua in maniera precipitosa. Beautiful. I know this Ok. neighborhood. It's near Sunny's gym. Ah sì? Davvero? Allora mi auguro che potremo trovarlo lì, tanto qua la barca non ci serve a niente. Ah, c'è un gabbiano qua. Ok.
Ecco qua. Bello perché in inglese dice shoe, non show. Benissimo. Dove sarà la palestra di Sunny? Sarà da questa parte. Hey! There you are. Ciao! I missed you. Bentornato, sbrilluccico. Just try to not get yourself trapped again. Dopo che mi hai abbandonato in quella scuola infernale, insomma, in mezzo alla cacca, direi che è il caso che tu non mi lasci più da sola, specialmente nell'oscurità. Accidenti, perché dire che mi sono stracagata addosso in quei momenti penso sia veramente dire poco, mio caro. Per cui ricordati questo dettaglio, non mi lasciare più da sola, te ne prego. Non dobbiamo lasciare che l'oscurità vinca sulla luce, per cui avanti così, sbrilluccico, portami da Sunny. Oh no! Go away! Oh no, di nuovo, no, l'ho appena finito di dire! No! Non di nuovo! Oh oh! Oh merda, ok, ok, questo potrebbe essere un problema, direi. Lasciate stare, sbrilluccico! Ok. Ah! Porca vacca! Via! Via, bestie malefiche! Non lo so che sta succedendo, accidenti. Dove vai? Oh! Hurry up, Sunny! You're going to be late for class! I hate gym class! Oh. What? I thought it was your favorite. What's wrong? Cosa non va? Avremmo dovuto capirlo subito. Accidenti. What did he want to tell me? Oh. Chloe, not again! Fight back! Accidenti. Ah, mizzica, adesso. Oh, vabbè. In quante parti? Madonna, Gesù! Vabbè, ragazzi. Dovremo liberare tutte quelle parti di sbrilluccico. Suppongo che sia proprio questo che dobbiamo fare. Se ne sono separate 4. La bellezza di 4, ragazzi. Per cui, ok, il segnale luminoso suppongo che ci indichi la via in cui si trovano le varie parti di sbrilluccico. Per cui immaginavo che questa sarebbe stata la prima parte dove saremmo andati, perché suppongo che sia quella più facile da raggiungere. Per cui, it hit me so hard that it hurts. I feel so uncool for not getting their jokes. Huh? What's that, Sunny? Nothing. Ma stai scherzando? Did you want to tell me about this? Ma come ha cercato? Se a quanto pare te l'ha detto proprio. Ma stiamo a scherzare. Accidenti. E tu non l'hai sentito, tu non l'hai ascoltato, anzi. Che diverso. Che diamine, Kai, come hai potuto? Ok. Qua c'è un'altra parte di sbrilluccico che suppongo, ok, potremmo raggiungere da qui. Io spero che non sia successo niente al fratellino, ragazzi, perché c'è già. Everybody finds it funny except me. Why am I so uncool? What's wrong with me? Why the hell? Why don't I remember this? Was I really that distracted? What's wrong with me? Non lo so, Kai. Non so come hai fatto proprio a non accorgerti di quello che ti ha detto. Non lo so. Io spero non sia successo niente al fratellino, ragazzi, davvero, perché c'è già sentire ste cose che dice, io già ci sto di merda, va bene? Ok, già mi vengono le lacrime agli occhi, poi sapete quanto io sia, ragazzi, sensibile a questi argomenti qua, tipo di bullismo, di ingiustizie, lo sono fin troppo probabilmente. What's wrong with me? I'm trying to toughen up. I've even started doing sports. I just want to be strong. But they say I'll always be weak because Papa is weak.
Is Papa really weak, Kay? Oh, Sunny. We were just trying to intimidate you. Papa isn't weak. Neither are you. I wish I told you that back then. Che diamine. Che diamine. Questo gioco, ragazzi, mi sta stupendo veramente molto. Davvero più di quello che mi aspettassi. Anche dal punto di vista non solo grafico, perché è stato lavorato molto. Cioè, si vede che comunque c'è lavoro dietro. Non solo quindi dal punto di vista grafico, che tra l'altro è molto molto bello, ma anche dal punto di vista sonoro. Quindi quello che ho sentito fino ad ora, le musiche che ho sentito fino ad ora, ragazzi, caspiterina, sono davvero davvero incredibili. Ok, mi manca questa parte qua. Devo soltanto trovare il modo di raggiungerla. Ok, qua c'è un gabbiano. Via. Vola via, Stanley! Vista questa citazione, direi... Ah, qua c'è una scala, più semplice di così si poteva morire. Direi che i gabbiani di questo gioco potrò chiamarli Stanley. Perfetto. Ok, allora, fin qua ci siamo arrivati. Come ci arrivo lì? Un'altra scala, più semplice di così si poteva morire. Ecco qua. Forza, ragazzi. Forza. I have to face it. I'm too weak. I'm just not made for this. I'm too whiny. They say that too. Sometimes I feel bad, Kay. Maybe it'd be better if... No! No, 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 no! Maybe it oddio, would be no. Better. Oddio, oddio, no. If I stop looking. Sorry, Sunny. I missed everything you were saying. Can you start over? But first, look at this. My boyfriend texted me the funniest dog picture ever. What? Come on. I was just a little distracted. Don't you think these are funny? You have no sense of humor lately. You're awful. You don't know anything. And your boyfriend doesn't know anything. Whoa, jeez. Calm down. You've been such a baby lately. I'm not a baby. Look, I'm sorry. I promise I'm listening. You were talking about your friends, right? You had a great time with them? No, what? No, you never listen to me, Kay. Well then, what's your problem? Tell me. It sounds like I am the problem. Sunny? Sunny, wait! See you later, I guess. Oh my god, Sunny. I'm so sorry. I was such an idiot. But you're not alone anymore. Not this time. Che purtroppo, ragazzi, è un argomento anche molto attuale, perché molti ragazzini, anche molto giovani, essendo vittime di bullismo, ragazzi, possono arrivare purtroppo a commettere gesti davvero molto estremi e uffa. Questa cosa è di una tristezza assolutamente infinita. Oh, dove vai? Vieni qua. Vieni qua, caspita. Dove vai? Ehi. Io posso aiutarti. Adesso. Adesso. Beh, però lei è stata, ragazzi, cioè... Il suo comportamento è stato indescrivibile, cioè, se veramente fosse stato così, sarebbe stato di una cosa, cioè, di una
indifferenza spaventosa come la morte, peggio della morte, semmai. Oh, vieni qua. Dove mi porti? Ti voglio aiutare. Ah, ok. Lui è qui. Ok, andiamo dentro. Non credo che sarà un posto piacevole, purtroppo. Mi dà tanto questa grande impressione. Che ve lo dico a fa, ragazzi? Che mi sta dando. No, no, I'm back no! again, a little baby girl. I'm not a girl. Oh, is that so? Well, then prove it. Smettetela! Ah! Aia, la conce tua madre! Ma che gli devo fare io a questi? Scusatene. Aspettate un attimo. Fatemi salire un attimo qua a vedere se c'è qualcosa che posso fare. Bisogna eliminare questa corruzione, ma. Oh, ah, ok, qua ci sono. Ah! E vabbè. Oh! Ok, qua ci sono delle parti di sbrilluccico che vanno tipo liberate, diciamo così. E dobbiamo cercare di stare alla larga da questi pezzi di merda. Dai, sbrilluccico, che diamine! E vabbè. This is too much E for me. vabbè. No, I need to help Sunny. Appunto, come Sunny, be faccio? strong. I'm here to help you. Ce la posso fare, ce la posso fare. Ok, fino a un certo. They're not a girl. Sunny isn't even a boy's name. Prove it. Oh no. What did I do to Sunny? Aiaiaiaiaia, ma che cazzo? E vabbè. È difficile, è difficile, è difficile! Ok, così posso. Aspetta, aspetta, ok. Così. Ma posso liberarmi un attimo di questi figli di una grandissima zozza? Non gli fa niente la luce, ragazzi. Non gli fa niente, va bene? E non riesco manco ad assorbire sta cosa nera, non capisco il motivo. Non mi vedo più. Mi sa che si è buggato, tipo. Credo si sia tipo This is buggato. too much for me. Si è buggato, ragazzi, perché non vedo più il personaggio. I need to help Sunny. Ok. Vabbè, non so come fare, ragazzi, sinceramente. Anche perché la luce a questi sembra non fargli più niente. Non capisco il motivo. Recuperiamo un attimo di salute prima di provare a procedere. Ok, ho liberato. And it'll be free. Ok, dobbiamo fare in fretta, ragazzi. Un'altra volta. Vabbè, raga, che c'è da dire? Non si può dire assolutamente niente. Ok, c'è una parte che è là sopra, sembrerebbe. Ok. Sono riuscita a liberarne un'altra. E adesso ce n'è una che è qua sopra, ragazzi. Questo povero bambino non è stato capace nessuno di aiutarlo. Cioè, mi sembra così assurdo. Però, purtroppo, queste sono situazioni in cui magari non si riesce nemmeno, ragazzi, a ad esprimere il proprio disagio e bisogna essere bravi anche magari a saperlo cogliere. You're not alone in this anymore. Ci siamo ancora? Oh my Caspita. god, you seem like a girl. Like an ugly one. Hands down, hands down, hands down. Take that for lying to us. Vabbè, più stiamo vicini, più sarà difficile. Questi maledetti figli di una grandissima zozza non gli si può fare assolutamente niente e mi dà fastidio.
Mi dà fastidio perché... cioè, non dovrebbe essere così, capite? Che vi voglio dire? Cioè, ci stiamo facendo solo picchiare. Ok, perfetto. Spero sia l'ultimo. Ci siamo. No, no, basta. Come on. Stop being such a baby. Get over it. We're gonna find you. Those are not your friends. That's enough. Sunny, I'm so sorry. I didn't see any of this before. I'm so sorry I didn't listen to you. I'll never bend you again. I promise, okay? Oh. Sunny! Oh, Sunny, it's going to be okay. It's going to be okay. Benissimo, a quanto pare siamo riusciti a salvarlo. Oh, why? Why can't I get onto the houseboat too? Non lo so. Ok, a quanto pare non è possibile adesso. Però sono contenta che Sunny sia lì al sicuro, ragazzi. You okay, Sunny? What? I can't understand him anymore. When he was a monster, I understood him well. Almeno sono sicura che è al sicuro. Questo sì. Ma che cazzo? Che devo fare? Lo devo seguire? Non so, proviamo a stargli dietro. Tanto se provo ad allontanarmi non succede nulla. The first monster, she said such terrible things about me. But they were true. She told me I only cared about myself. I didn't see it before now, I swear. At least I finally really listened to Sunny. That's all that matters now. I wonder if I'll see the girl again. It feels like a lifetime since I met her. Whoever she was looking for, I hope she found him. Okay. I'm glad Sunny's human again. If only I could ask him how he did it. Wow, ma che bei colori, ragazzi!
Che bello, dai. No, è più di quanto mi aspettassi, ripeto. Sono davvero contenta di sapere che Sunny stia bene. Almeno in apparenza, ragazzi. Oh, Sunny, are you okay? Ancora. Okay. Just stay there. There's gotta be someone who can help us. I'll have a look around. Questa è la stessa statua di prima, ragazzi. Ready to take another swim with me? Oddio, di nuovo tu. Of course you're here again. Oh, come on, Kay. You used to give into temptation all the time. You know you want to. No, no, no. Ok, ragazzi, qua incomincia il capitolo 5 che si intitola One, che significa uno. Ci sono dei tentacoli pelosi che escono dall'acqua e questa cosa, diciamo che mi fa abbastanza raccapriccio. Che dire? Wow. Wow. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Lo blush a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!